dite voi che sono le persone vere. E quindi ricominciamo, rimettiamo in modo come si passa il testimone. Dice, si facciano avanti quelli che hanno talento e passione, si facciano avanti, ma quelli che hanno talento e passione vanno avanti l'Italia. Non ve ne siete accorti? Per pensate che l'Italia la mandi avanti quei 100 o 150 che si mettono i soldi in tasca? No, l'Italia la mandiamo avanti noi. L'Italia la manda avanti quelli che lavorano 12 ore al giorno, tutti i giorni, sottopagati, precari, pagati, anche a volte legittimamente pagati, perché poi questa cosa dei soldi è una trappola. Qualcuno non viene pagato per niente, qualcun altro viene pagato meno, le donne in genere moltissimo di meno, qualcun altro viene pagato per quello che fa, ma non è mica una vergogna, è giusto. Essere pagati per quello che si fa è giusto, così come non è un eroe quello che torna a bordo della nave, è, non è diciamo, un ladro quello che percepisce uno stipendio per quello che fa, è giusto. Si deve essere pagati per quello che si fa, si deve essere tutelati, deve essere tutelata la maternità, ci devono essere, cioè, come dire, sono i fondamentali. Allora, riprendete voi la vostra vita in mano, riprendete voi il piacere di determinare dei fatti che accadono, perché poi la storia è fatta dai fatti, riprendetevi la vostra delega, assumetevi la vostra responsabilità e pensate, io ci ho pensato tanto in questi mesi, insomma all'unità abbiamo fatto tante campagne per la scuola pubblica, per l'acqua pubblica, perché fossero, perché si arrivasse al quorum dei referendum, perché ci fossero le primarie nei partiti, perché le donne nei mesi e negli anni in cui le donne erano appunto ormai tutte quante escort, ve lo ricordate, un'altra ideologa del pensiero, quella signorina di Bari, Terre di Nicolò, che diceva se sei racchia devi stare a casa, non so se ve lo ricordate, in televisione, la RAI, se sei racchia, perché la bellezza è un valore come un medico che sa fare il suo mestiere, io vendo la mia bellezza ed è giusto che sia così, se sei racchia stai a casa perché non hai niente da vendere. Ecco. Allora abbiamo fatto anche una campagna che è una campagna di informazione su questo, perché le ragazzine di 16, 17, 18 anni devono sapere che se sono racchia possono uscire, cioè lo devono sapere, qualcuno glielo deve dire, che essere racchia è sempre molto relativo, dipende dallo sguardo di chi guarda, che la bellezza, quella bellezza lì è un burka di silicone e si può anche essere diversa da così, e in questo senso l'informazione, la formazione, l'informazione sono lo strumento essenziale della democrazia, e vengo al punto e vengo ai giornali, perché il regime mediatico berlusconiano ha colpito soprattutto la scuola pubblica, soprattutto la scuola primaria, che è quello di più, il patrimonio più grande che aveva questo paese, la scuola elementare, la scuola dell'obbligo. E perché ha colpito la libera informazione? Perché è lì che si forma la critica, è lì che si formano, è nei bambini che si forma l'idea del posto in cui vivono, del posto in cui vivono, delle relazioni tra le persone, di quello che è giusto, di quello che è sbagliato, di quello che vale e di quello che non vale. È lì che hanno colpito scientificamente, e per 20 anni sono i giornali che hanno azzittito, perché lo hanno fatto attraverso gli strumenti che avevano, ce l'hanno fatto togliendo i soldi principalmente, togliendo la pubblicità. Voi ricordate il discorso di Berlusconi agli industriali, quando era presente il Consiglio, diceva chi fa pubblicità su questi giornali non farà più affari col governo. Quanti sono gli imprenditori che sono in grado di ignorare un diritto del genere in Italia, in questo paese? Voi sapete quanti sono gli italiani che leggono i giornali? Sono 1 su 7. Ci sono 6 persone su 7 che non leggono niente, nemmeno l'etichetta dell'acqua minerale. Queste persone vengono informate attraverso la televisione. Chi controlla la televisione? Allora, quanto sono importanti i giornali non controllati dalle stesse persone che controllano la televisione, che non sono tutte di Forza Italia o del Popolo della Libertà, guardate, fate molta attenzione, non sono tutte quelle, perché anche i giornali cosiddetti liberi, indipendenti o di opposizione, andate a vedere la pubblicità, fate questo esercizio, provate a sfogliare i giornali, siccome il 40% del denaro che serve ad un giornale per vivere è dato dalla pubblicità, è solo il 20% dalle vendite e
e le altre persone mi facciano, voglio fare una lezione di economia aziendale, però diciamo che quasi la metà di quel che serve cioè fare per vivere viene dalla pubblicità. Andate a vedere quali sono le pubblicità che finanziano i giornali italiani, anche quelli che dicono di essere giornali di opposizione, giornali liberi, e andate a vedere se non ci sono per caso dentro Ferrovie dello Stato, le Poste Italiane, Telecom, la 3, andate a vedere se non c'è tutta la pubblicità istituzionale, perché quello è un altro modo di orientare l'informazione, di pilotarla, di lavorarla, dare e togliere la pubblicità. Fate questo esercizio, noi abbiamo lavorato per 3 anni in un giornale che non ha avuto una lira di pubblicità da nessuno, nemmeno dalle COP, perché le COP dicevano non vogliamo essere identificati come un giornale di sinistra, che non è così, fa un po' ridere, visti i conti che abbiamo visto oggi sui quotidiani, su quello che hanno i quotidiani partiti. Allora, vi faccio questa proposta, riprendiamoci la responsabilità individuale, esercitiamola nelle scelte che facciamo e proviamo a pensare che l'informazione libera, come quella di Sardegna 24, come quella che sta per nascere in questo momento, è un bene comune, è un bene comune, cioè un patrimonio inalienabile della collettività, di tutti quanti, è un bene comune come l'acqua è un bene comune che non si può privatizzare, come la scuola pubblica è un bene comune che non si può privatizzare, come il paese in cui viviamo è un bene comune che lo è di tutti quanti, lo è di tutti. Allora, come si tutela un bene comune? Esercitando in prima persona la propria presenza, diciamo, civile e dicendo questa è roba nostra, l'informazione in quest'isola, come funziona, le notizie, chi le dà, il bene comune primario della conoscenza, da dove arriva. E allora poi vi volete lamentare, beh certo, però c'è l'editore occulto, c'è l'altro editore che è non all'altezza delle... No, lo dobbiamo fare noi, lo dovete fare voi, dovete essere voi a pretendere che le cose funzionino, mettendoci del vostro in termini di tempo, in termini di energie, assicurando, facendo una polizza per l'avvenire dei vostri, ma neanche figli, perché ormai non sono più i figli, sono i fratelli minori, siamo noi. Sono le persone della nostra età, quasi, o di poco meno della nostra età, che non hanno un posto di lavoro. Allora, è così che si esercita la propria, intanto che si affina la propria dignità, e poi che si esercita anche un esercizio reale e diretto di democrazia. Esserci attivamente, non avere paura, perché paura di che cosa? Paura di chi? L'Italia è piena di gente che manda avanti questo paese, senza dovere niente a nessuno e non avendo indietro un decimo di quello che si meriterebbe. Pensate agli insegnanti, pensate a quello che fanno, ma nelle nostre vite quotidiane lo vediamo ogni giorno chi manda avanti davvero l'Italia. Allora, perché queste persone devono essere sempre quelle che poi pagano e basta? Bisogna diventare i protagonisti. Quindi su queste due parole, un bene comune, io credo che anche la sinistra si dovrebbe rifondare sul concetto di bene comune, perché quanti sono i politici che sono in grado di pensare a quello che sarà bene per la terra e per la collettività fra 3 anni, fra 30 anni e non fra 3 mesi? Cioè, qual è il bene che non coincide con il loro bene? Quanti sono gli imprenditori che sono in grado di avviare un'impresa editoriale non per far tornare i loro conti, ma per fare qualcosa che serve alla collettività, per restituire un po' della fortuna che hanno avuto, perché se la fortuna in denaro l'hanno avuta, la devono anche a chi ha comprato i loro prodotti, la devono anche a chi ha creduto nella loro capacità imprenditoriale, quindi la devono anche a voi. Allora si restituisce la fortuna in qualche modo, fornendo qualcosa che sia di tutti, per il bene di tutti. Quanti sono in Italia gli imprenditori che sono in grado di sostenere un progetto come questo al di là delle parole, al di là delle parole? Allora, proviamo a pretenderlo, perché davvero sull'idea di bene comune e sull'idea di responsabilità, dove ci si riprende la delega e la si restituisce solo se si crede in quello, nel progetto in cui si investe, solo in queste condizioni, solo a queste condizioni saremo in grado di
arrivare alla scadenza delle prossime elezioni e dire a questa classe politica e imprenditoriale che ha lucrato sulle nostre sfortune di farsi da parte cortesemente e mandare avanti chi ha passione, chi ha talento, chi ha capacità e fino ad oggi non ha avuto e non ha parola.